Expo Venice Sud 2017, qui alla 7ª edizione in questa fiera catanese si incontrano anche volti nuovi, aziende non di certo nuove, perché l'azienda in questione è la Spadafora, ha ben 70 anni di attività alle sue spalle e io mi trovo in compagnia del suo amministratore Raffaele Spadafora, che invito a salutare gli amici di VenningTV.it e a presentare l'azienda così com'è. Buongiorno. Buongiorno, benvenuti nel nostro stand. Noi siamo nuovi nel settore vending, ma vecchi bibitai da 70 anni. Io sono alla terza generazione, mio nonno Raffaele Spadafora nel 1945 fondò l'azienda a Salerno, non a Cosenza, perché a Cosenza c'erano i fratelli, quindi per non fare concorrenza tra di loro mio nonno è andato fuori regione. Poi una volta che i fratelli hanno intrapreso altre attività, mio nonno è ritornato a Cosenza, ha continuato questa bella realtà che dove adesso sono io a dirigere l'azienda. Siamo un'azienda su 15.000 metri quadri, di cui 7.000 coperti, abbiamo 15 dipendenti, non ultimo abbiamo fatto un investimento abbastanza importante, per questo siamo qui a Vending, perché stiamo presentando le lattine, la linea delle lattine, con dei prodotti diciamo un po' particolari che non si vedono tutti i giorni. Abbiamo diciamo sviluppato un prodotto molto importante per la nostra terra, la Calabria, che è il bergamotto. Il bergamotto veramente unico nel suo genere. E io ti interrompo, scusami Raffaele, perché proprio in tal senso devo farti un po' di domande di approfondimento. Alla sua sinistra voi potrete vedere che c'è una vetrina refrigerata. In questa vetrina refrigerata, vicino alla quale ci siamo provvidenzialmente messi, ci sono esposti e raffreddati i prodotti che loro hanno presentato, stanno presentando a questa fiera catanese. Si tratta di aranciata rossa, il Fritz Coffee, il caffè senza additivi. Praticamente noi partiamo dal chicco di caffè, facciamo l'infusione, poi facciamo il concentrato, andiamo in imbottigliamento e viene pastorizzato. Non ci sono conservanti, non ci sono additivi chimici, acqua, zucchero, caffè, un po' di caramello e un po' di CO2, nient'altro. Ora che hai spiegato la formula, mi dici perché l'avete fatto frizzante? L'abbiamo fatto sia frizzante che liscio. Da noi in Calabria si vende tantissimo il frizzante, diciamo che è una cultura. Già mio nonno diciamo faceva la bibita al caffè, chiaramente aveva dei problemi di stabilità perché non era pastorizzata, e quindi che si faceva il giro presso i chioschi, ogni settimana si lasciavano 4-5 cassettine e andavano consumati in settimana. Adesso con la tecnologia della pastorizzazione abbiamo diciamo una durata di 2 anni su questo prodotto, e quindi grazie a Dio ci siamo allargati pure all'estero, non solo in Calabria e in Italia. Tecnologia, ma soprattutto il know-how delle vostre 3 generazioni viene incontro alla commercializzazione di un prodotto che è stato perfezionato nell'arco di questi decenni, facendo arrivare poi in lattina un prodotto estremamente qualificato. Ma continuiamo la presentazione. Sì, continuando, poi incontriamo diciamo la lattina del bergamotto. Tra poco ci fermiamo. Poi abbiamo, per far vedere la diversità delle lattine, praticamente abbiamo pure la lattina da 150 ml, che è un formato più piccolo, e poi abbiamo pure la bibita al caffè nella versione liscia. Lì c'è un 35% di infuso, quindi è un caffè freddo a tutti gli effetti, pronto da bere, pronto all'uso, insomma, soprattutto nei lidi, negli stadi, diciamo è molto pratica, insomma, perché bene o male. E poi nel settore del vending, cioè,
d'estate magari chi non preferisce la bevanda calda, la bevanda fredda, insomma bella fresca dalle macchinette, penso che sia un'innovazione che mancava. Che mancava, e infatti sono tutti prodotti davvero estremamente selezionati. Io vorrei soffermarmi per pochissimi secondi sul bergamotto. La scelta ricaduta sul bergamotto certamente premia le qualità di un prodotto che è locale, ma che ha anche un grandissimo valore in termini di denaro. Sì, il bergamotto praticamente fino a 3 anni fa il succo del bergamotto era un prodotto di scarto. E dal bergamotto, dalla buccia del bergamotto si estraeva l'olio essenziale che è la base di tutti i profumi e c'è un alto valore aggiunto. Però il succo restava, diciamo, un prodotto di scarto, si dava un pastazzo magari pure all'alimentazione degli animali. Adesso è diventato un prodotto pregiatissimo perché il succo di bergamotto ha tante proprietà benefiche, non ultimo diciamo gli studi medici hanno provato che con 150 ml di succo di bergamotto puro al giorno per 15 giorni che si riesce a ridurre il colesterolo di circa 70 punti. Quindi non lo dico io, chiaramente lo dicono studi medi e studi fatti dall'Università della Calabria con il professore Sindona che ha certificato proprio questi studi. E quindi voglio dire, è diventato un succo che prima era un prodotto di scarto, adesso è un prodotto pregiatissimo dove praticamente il prezzo è salito verticosamente, però voi la vendete in lattina da 25 cl a un prezzo che è estremamente moderato rispetto a quelli che sono i canoni del mercato e che proponete quindi ai gestori affinché possa diffondersi promozionalmente, forse addirittura anche al di sotto di alcune bevande equivalenti con un valore inferiore rispetto in termini di denaro e in termini di proprietà organolettiche e benefici per la salute. Vogliamo dire qual è questo prezzo per i gestori? Noi diciamo che una lattina, chiaramente noi siamo un'azienda di produzione, per cui voglio dire una lattina la proponiamo a circa 45 centesimi. Non è un prodotto fatto con essenza o aromi, è un prodotto che contiene del succo di bergamotto, prodotto naturale dove non ci sono né conservanti né antifermentativi. Un prodotto che io ti inviterei ad assaggiarlo, sinceramente. E io accetto molto volentieri questo invito ad assaggiare il bergamotto. Apriamo il frigo e prendiamone una sufficientemente rinfrescata. Ecco, abbiamo provvidenzialmente due bicchieri nella scrivania che al nostro fianco. Grazie, basta così. Il colore è paglierino, l'odore è proprio quello del bergamotto. Brindiamo dunque al successo di Spadafora con questa nuova iniziativa per l'arancia rossa, il Fritz Coffee, il coffee liscio e naturalmente il bergamotto. Cin cin da parte sua. Amici, io resto qui a bere e poi subito dopo, immediatamente dopo, altre novità vi aspettano. Non andate via.